Tiene. Tiene, vediamo le biciclette prima. Biciclette passa. Nessuno. I would watch you stare. Oh, but there's no one there. We can figure this out. Put your feet down. We are the lucky ones. Follow your choice, it's done. Bella, frate! Qual era il signore di ieri, hai visto? Col cagnettine. Allora, sempre a cagni sul mare, frate. Sempre a cagni sul mare. Ok. Oggi c'è il sole. Per adesso si vede poco poco di là, però c'è. Ok. Sono nel qui e ora alle 9.20. Ah, mi devo spostare fra un po' perché arriva la signorina dei parcheggetti qua, che vuole i sordini. Ok, il tempo che i bruttinini fanno i bisogni mi sposto subito. Quell'altro signore con i cagnetti. Questo è l'orario delle passeggiatine con i cani, capito? Buongiorno, giovani anziani. Aia. Dopo, sei dopo. Sali su, up. Up, up, Singa, fallo salire. Singa, enough questa storia. E di tutti il camper. E di todos. La mattina ci mette un po' per accendersi, frate, perché è diesel. Vediamo questa mattina. Devo fare tipo 2-3 volte lo stesso procedimento, no? Ti passa a vedere, frate? Spingo l'acceleratore fino a su in fondo. Primo tentativo è fallite. Hai visto che figo? Che le cosettine fanno flap flap flap. Durante il viaggio si sentono, ok? Quindi frate, io per adesso, senti? Cioè si sentono poco, una volta che stai a 60 così, 70 non si sentono più, oppure adesso, vedi, dipende. Ma dai, si può dire che abito a Cagnes-sur-Mer, o no? Ma chi sono questi bravi bambini? Chi sono lì sedutini, eh? Chi sono? Gli vasoni anziani che corre. Ma vi fa solo da manzarine. Manzarine, manzarine per i cagnetti! Arriva, arriva! Singhina, il tuo è quasi finito, eh? Mo le ordiniamo. Natural Trainer, frate, prodotto italiano al 100% con pollo fresco. Poi questo c'ha l'artiglio del diavolo, che per pose maturity. Invece Singhina si mangia, che poi è riso, pollo e aloe vera. E c'ha pure l'alga spirulina dentro, questo per Singhina, sempre con pollo e riso. Questo costa 13 euro 2 kg. Questo 14 euro 2 kg. Ci sta, no? Ti faccio vedere meglio quello dei thinginini. Small and toy, alga spirulina. Bello il mare, eh? Buongiorno, madame. Così è famosa ora, famosa. Sono in Siena.
Bestia, smettila. Smettila. Fammi vedere la lingua tase. Sto facendo merendine con camembert. Ma dico, ma il camembert che è una specie di brie, mi pare, no? Perché è uguale. E ho deciso che aspetto finché non vedo i soldi sul conto, perché sono ancora in sospeso, non si sa dove sono. E sto Bruno, non so, dalla faccia non mi convince, non mi guarda nell'occhio, capito? Mi dice sempre no, non c'è, non mi dà nessun'altra soluzione, non mi dice, che ne so, può darsi che, capito? Mi ripete sempre la stessa cosa, non lo so. E quindi scelgo la strada più difficile, sto fermo di fronte al mare. Cioè veramente a due passi dal mare, tutto questo è gratis, remember, ok? È gratis. Buongiorno a molti, frate! Luna, e mi faccio un girettine, frate. Pensavo vado a pranzare ad Antibes e mi faccio la pennica lì. Va bene, singhinine? Niente male, no? Parcheggio libero. Parcheggio libero, frate. Cagni sul mare, state là. E là c'è Antibes. Guarda gli yacht. Funzione. Che poi io, quando stavo andando, non so, adesso non mi ricordo, l'avevo già visto sto parcheggio qua, però me l'ero completamente dimenticato, lo sai? Capito? Me l'ero dimenticato proprio sto parcheggio qua. Vabbè, non mi muovevo da là, diciamo. Beh, uno perché sono pigro, e due perché pensavo che, dico, vabbè, mo domani entrano i soldi, cioè io pensavo da rimanere in quel parcheggio là a Cagnes-sur-Mer un giorno, massimo due, poi avviarmi verso il nord. Sì, che vado in Olanda, frate, a prendere la roba. Ok, che brutti i yacht tutti ammucchiati là così, no? Sono giganti però. Mere, 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 ma che voglia di arrivare. Me vede, frate? Oh, sono le 2:20 nel qui e ora, frate. Devo dire, frate, per 2,30 euro questo cotte di Ron, non è niente male, frate. Non è niente male. Diciamo, in questo momento non mi serve altro, ok?
Ok, mi sta bene così. Vinello, zuppetta, mare, ci sta. Ok? I am very happy like this. Che bontà! Che bontà, che bontà! E mi mangio la stessa cosa anche stasera, frate. Le bon vin français. Mi sono fatto una pennica di mezz'ora, ok? Frate, quanto sono vicine! Solo una mezz'oretta ho dormito. Adesso sto cucinando e fra un'oretta, verso le 7, vado da McDonald's. Questi sono due moschine. Vado da McDonald's e... oh, è figo perché da McDonald's siamo in tre. Questo qua, a differenza dell'altro, c'ha proprio un tavolo, ok? Con le prese sotto e stanno solo là. E quindi siamo in tre la sera, i fissi, diciamo, no? Il tavolo degli scrocconi, ok? Siamo in tre fissi là. E io, una ragazza e un ragazzo. Ognuno che si fa l'affari sua. Uno ruba solo internet, che sta al telefono. Invece la ragazza carica anche il cellulare. Io ho computer, batteria della Canon e quant'altre. Che figata. E poi sto là all'angoletto mio che mi guardo la gente. Sai, McDonald's c'ha... c'è lo schermo gigante, no? Che tu ordini, no? Le cose. E mi vedo insomma le persone che vengono là, che poi pagano con la carta. È interessante, frate, è figo. È un'altra esperienza, vedi? Un'altra esperienza.